Nel paddock incontriamo anche Luca Baldisseri, responsabile Ferrari Driver Academy, con cui facciamo una valutazione di questo campionato, il WSK Master Series, giunto alla sua seconda tappa stagionale dopo il weekend inaugurale di Muro Lecce. Luca. Ah, è chiaro che sono appuntamenti, quest'anno il calendario è stato modificato rispetto all'anno scorso, per cui anche il Master è diventato un evento ancora più importante, perché tutti i piloti si trovano qui per provare e confrontarsi prima della gara che ci sarà con l'Europeo, che è un pochino il campionato di riferimento. Quindi siamo qua per valutare i nuovi talenti, soprattutto capire se i piloti italiani si riescono in qualche modo a emergere rispetto ai loro concorrenti stranieri. Sei ormai un habitué dei paddock internazionali più gettonati, quindi vedi WSK, hai già adocchiato qualcuno quest'anno? Ma noi adesso stiamo chiaramente un pochino, abbiamo un po' di pressioni soprattutto sulla compagine italiana. La mancanza di piloti italiani in Formula 1 ha stranamente, dico stranamente tra virgolette, perché era un qualcosa che ormai andava avanti da un po' di anni, fatto emergere questo problema. I piloti italiani non ce ne sono. Noi abbiamo adottato la filosofia che vogliamo partire dal cercare di trasmettere qualcosa ai ragazzi, e quindi partiamo dal car, che è il primo step, il primo momento importante in cui un ragazzino che ha talento deve emergere, e cerchiamo di individuare appunto i nomi qui per portarlo in auto. Beh, fra Muro Leccese e Sarno, comunque a livello italiano due si sono ben messi in vista, sono due fratellini, si chiamano Leonardo Lorandi in 60 mini, che ha dominato a Muro Leccese, e Alessio Lorandi, che ha fatto segnare comunque la pole position qui in questo secondo weekend. E poi comunque c'è un Felice Tiene, che parliamo già di big, ma in KF2 anche lui ha già vinto e è lì davanti comunque. Oh, sì, assieme alla XAI abbiamo già l'anno scorso individuato un po' di nomi che si stanno confermando, a parte i nomi che hai detto. Alessio è venuto Maranello, Antonio Fuoco, anche che qui si sta comportando molto bene. Sono per quanto mi riguarda due dei nomi che stiamo tenendo sotto osservazione. Ora quest'anno organizzeremo 3-4 test a Fiorano, dove abbiamo tutti i nostri riferimenti, dove chiameremo questi ragazzi a guidare, e quindi adesso Alessio è ancora un po' piccolo, effettivamente ha ancora 13 anni, quindi c'è ancora un po' di tempo. Però Antonio verrà a Maranello, lo teniamo sotto osservazione, anche perché a fine anno dovremo inserire effettivamente un altro pilota nell'Academy. Chiudiamo con un ex cartista di grido che oggi si sta ritagliando il suo bello spazio nel Formula 3 Euro Series, prima italiano lo scorso anno e adesso prossimamente nell'Euro Series. Parliamo ovviamente di Raffaele Marcello, che ha lasciato qui nel karting un gran bel ricordo vincendo diverse battaglie. Come va il pilota campano, diciamo, trapiantatore svizzera? Ah, Raffaele è il classico esempio di un pilota che ha talento, è molto veloce, ma fa un po' fatica a mantenere la concentrazione alta, per cui con lui stiamo lavorando molto su questo. È capace di grandi exploit, ma è capace anche di perdere appunto il filo e quindi non avere risultati.